La finale provinciale del Volley Open maschile del CSI Brescia si è svolta nel palazzetto di Rodengo Saiano. Inizio di set equilibrato nel quale le due formazioni si fronteggiano mostrando la propria grinta e tecnica, ma dal decimo punto Rodengo a volare verso la chiusura del set per 25-15. Il copione si ripete nel secondo parziale nel quale, nonostante qualche servizio errato e alcune imprecisioni, Rodengo a metà set stacca gli avversari che, benché riescano a tenere la palla in gioco per numerosi passaggi, non riescono a contenere la voglia di vittoria dei locali che vincono il set 25-20. Il paitone ingrana e conduce l'inizio del terzo set, ma Rodengo pareggia sull'8-8 e inizia a staccare gli avversari, prima con un break sul 12-10, quindi 15-13, ma i valverdini non mollano e pareggiano sul 16-16. I locali, iniziando a intravedere la possibile vittoria degli ospiti, mettono in campo tutta la propria esperienza e volano verso la vittoria per 25-19. Al termine dell'incontro abbiamo voluto ascoltare la voce degli allenatori delle due squadre. Sempre la grande sfida con Rudiano, che comunque era abbastanza attesa e aspettata come squadra, come partita, anche se avevo visto subito l'RS come squadra comunque forte del campionato, che poteva darci fastidio, ecco, se possiamo dire così. Effettivamente sono voluti a prendersi la rivincita dopo aver vinto due partite contro di loro, sono voluti a prendersi questa rivincita che secondo me pesa parecchio, perché non abbiamo dato quello che potevamo dare. Siamo partiti con qualche ambizione, perché la squadra è nata la scorsa estate dall'idea di rimettersi a giocare di un gruppo di vecchi amici. Abbiamo giocato insieme tanti anni nei campionati regionali e avevamo voglia di rimetterci in discussione. Ti dico la verità, sì, eravamo partiti con l'idea di arrivare nelle prime quattro, poi le finali sono partite con una loro storia e non si può mai dire. Ce l'abbiamo messa tutta, eravamo concentrati e abbiamo portato via una vittoria che era alla fine meritata e senza dubbio rotonda e giusta. Non li ho trovati sottotono, credo che loro rimangano una squadra formidabile, il loro campionato quest'anno lo ha dimostrato, un ruolino di marcia impeccabile con solo vittorie. Noi siamo cresciuti durante la stagione, abbiamo una media d'età piuttosto alta, il sestetto titolare gioca insieme da 20 anni, per cui voglio dire, ci conosciamo bene, ma ci abbiamo messo tanto ad arrivare in condizione, ma eravamo pronti ad arrivare in condizione oggi, in queste settimane. Il responsabile Tiziano Tarantino, al termine dell'incontro, ha ricordato i prossimi appuntamenti per il mondo del volley del CSI Brescia. Le squadre vincitrici adesso dovranno disputare quelle che sono le fasi regionali, infatti adesso le prime due classificate, quindi le squadre che sono arrivate in finale, che si sono disputate la finale del provinciale, e andranno a fare le partite contro le altre comitati vincitrici a loro volta del loro campionato, si incroceranno la prima con la seconda e dopo speriamo che le nostre squadre vadano ancora avanti, perché dopo toccherà poi eventualmente al nazionale. Io spero che la gente, come società, come giocatori, e anche oggi in questi tre giorni gli spettatori si siano divertiti, e faccio un invito eventualmente a tutte le società: ci vediamo l'anno prossimo, anche se comunque sottolineo che ancora c'è da disputare la Coppa Leonessa, molto importante per la categoria del misto, perché la vincitrice della Coppa Leonessa potrebbe essere promossa in elite qualora non fosse già stata promossa.